Andremo a collegare. Fare per ridurre drasticamente scusami Ezio. Sì, Ezio, scusami, sì, collegamento prego. Diretto ancora con l'ospedale, certo, di Bologna. Abbiamo anche il video, a te la linea, Tonelli. Sì, sono Luca Gianferrari, Tonelli, scusami. È stato così gentile da portarci il primario del reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, che purtroppo ci ha portato pessime notizie. Il quadro clinico di Senna si è evoluto negativamente, ormai non ci sono più speranze, ma diamo la linea alla dottoressa Maria Teresa Fiandri. Devo solo dire che gli accertamenti elettroencefalografici che abbiamo terminato 5 minuti fa purtroppo confermano quella che era stata la diagnosi clinica di morte cerebrale. Signora, dottoressa, a questo punto non restano più speranze. L'unica ragione per la quale voi tenete artificialmente in vita il pilota brasiliano qual è? Che non è ancora completata la normativa della nuova legge che è uscita anche in Italia, che consente di considerare deceduta una persona non quando si ferma il cuore, ma quando c'è l'arresto dell'attività cerebrale. Ma non resta più alcuna speranza? No, purtroppo nessuna speranza. È una notizia che vi abbiamo dato in diretta, che naturalmente non avremmo voluto darvi. Il quadro clinico del pilota brasiliano, che era già drammatico quando Senna è arrivato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, trasportato qui da Bologna Sant'Orsola, l'incidente si è purtroppo evoluto nel modo che vi è stato raccontato direttamente dalla persona che lo ha seguito da quando Senna è arrivato a Bologna. Noi per ora non abbiamo altro da aggiungere. Sì, per ora resta comunque in collegamento con noi, se ci saranno, sarà il caso ci collegheremo. Certo, grazie.